Amiche, amici di Rossini TV, Gran Fondo Squali, nona edizione, 3.000 iscritti, quest'anno probabilmente tutti partiti, perché naturalmente con una giornata come questa non si può perdere l'occasione di fare una bella pedalata per le colline del nostro territorio. Sono partiti tutti questa mattina alle 7.30 da Cattolica, noi li stiamo aspettando qua a Gabicce Monte per l'arrivo, naturalmente vi testimonieremo tutto quello che succede in questo speciale dedicato alla Gran Fondo Squali, in esclusiva per i telespettatori di Rossini TV. Gran Fondo Squali, nona edizione, col sindaco Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce, col sorriso delle grandissime occasioni. Ah, questa sì, non si può che sorridere oggi, anche perché la giornata è stupenda, oltre 3.000 iscritti, quindi record assoluto, un'iniziativa, una gara nata 10 anni fa, quando sono appena diventato sindaco, mi è stata proposta, ci è stata proposta e abbiamo subito creduto, partendo da zero, grazie all'intraprendenza di Filippo, Tullio Badioli e tutto il Velo Club di Cattolica e il Cicloteam di Gabicce, quindi è stato un lavoro di squadra enorme e oggi si raccolgono i risultati, quindi un grande successo, è diventato una delle più importanti Gran Fondo d'Italia e siamo pronti qui ad accoglierlo in questo magnifico scenario palcoscenico di Gabicce Monte. Tra l'altro è uno degli emblemi un po' di quello che può essere considerato il concetto della transfrontalierità, come l'ho chiamata anche in altre occasioni, è una gara che parte da Cattolica, per cui addirittura in altra regione e poi si sviluppa attraverso tutto un percorso doppio, 85 km o 130 circa, e arriva qua a Gabicce, per cui è la sintesi di quello che può essere un'idea di un territorio che va al di là dei confini. Assolutamente, in questi casi non ci sono confini, appunto è nata l'idea coinvolgendo due amministrazioni di due comuni diversi, di due regioni diverse, quindi questo ci ha dato la possibilità di far capire quali sono le potenzialità di lavorare insieme, quindi è importante il lavoro di squadra e le sinergie per poi arrivare a raccogliere i risultati. Franca Foronchi, sindaco di Cattolica, all'ebbrezza del palco e del podio, per una giornata come questa non si poteva scegliere posto migliore per fare una battuta per i nostri telespettatori. Sì, quest'anno credo che abbia funzionato tutto al massimo, e il tempo per fortuna è meraviglioso, la nona edizione della Gran Fondo degli Squali con oltre 3.200 iscritti. Tutti gli alberghi di Cattolica sono pieni, c'è questa bella sintonia fra lo sport, il turismo e anche il divertimento, quindi credo che quest'anno possiamo veramente dire che è uno degli eventi top del nostro, sportivi del nostro palinsesto cattolichino e romagnolo. Temi e numeri che mettono tutti d'accordo, ci sono elementi ancora da sistemare per altri argomenti, altri numeri? Beh, ovviamente quando arriva gente questo mette sempre tutti d'accordo, si può fare sempre meglio, no? Puntare, se noi pensiamo che abbiamo iniziato 9 anni fa e i numeri sono stati sempre in crescendo, quindi vuol dire che c'è un interesse particolare per queste manifestazioni e soprattutto in un periodo di bassa stagione che per noi è il top. Noi lavoreremo insieme a Filippo Magnani, che devo dire che è straordinario perché lui è proprio il motore della manifestazione stessa, insieme, insomma, riesce a metterci insieme tutti quanti. Lavoreremo per perfezionare sempre al meglio e per avere sempre più gente. L'abbiamo detto, la Gran Fondo Squali nasce come idea cattolica e parte addirittura da Cattolica, per cui non potevamo farci sfuggire l'occasione di avere con noi il vice sindaco di Cattolica, assessore al turismo, Alessandro Belluzzi, al quale naturalmente la domanda iniziale è semplicemente un commento. Una manifestazione bellissima, quest'anno 3.200 iscritti. Quando con Filippo Magnani e gli altri organizzatori ragionavamo sulla prima edizione, circa 1.200 iscritti, abbiamo detto veramente questo è un successo. In poco più di 9 anni si è aumentato di 2.000 persone, un grande evento di sistema, Cattolica, Gabicce Mare, Emilia Romagna, Marche. Coloro che vivono questa esperienza vivono un territorio. Più di così non potevamo chiedere, oggi una bellissima giornata, tutto perfetto. Eh sì, dopo quello che possiamo definire, l'avevamo definito l'anno scorso una specie di stress test, visto il tempo, qualcuno lo ricorderà, il maltempo che aveva imperversato, questa giornata è una di quelle giornate dove sembra tutto facile, però sottolineo il sembra tutto facile. Assolutamente, a monte c'è un lavoro immane, veramente un anno.
oltre 400 volontari, e il ringraziamento veramente va fatto loro. Se tutto questo ha funzionato, soprattutto l'anno scorso, sotto una pioggia dirompente, perché veramente dietro c'è un'organizzazione meravigliosa, e a loro veramente va il grande ringraziamento. Noi come amministrazione comunale abbiamo cercato di fare sistema, di metterci insieme e di garantire tutte le condizioni di sicurezza possibili per questi atleti. Michela Gorini, vincitrice naturalmente della sua categoria donne, ma è una presenza costante. Abbiamo calcolato che dovrebbe essere 3 o 4, vero? Quanti sono? 3 o 4? Allora, restiamo bassi, diciamo 3, poi se sono 4 non cambia niente. No, a prescindere da quanti sono, vengo sempre volentieri nei posti che ti rendono felice, ma non perché vinci, ma perché c'è un'organizzazione dietro dove il corridore... Noi poi amatori siamo messi in primo piano, hanno fatto tutto perfettamente, tutto presidiato, una festa meravigliosa per chi ama questa passione, per cui il miglior modo per dirgli grazie è mettercela tutta fino al traguardo. Per chi ha passato quello che abbiamo un po' tutti, ma noi eravamo qua al sicuro, passato l'anno scorso, questa è quasi una ricompensa, no? Una grande festa, premiata e baciata anche dal sole. Sì, meritavate anche voi una giornata splendida così, ma devo anche veramente fare i complimenti per aver gestito nel migliore dei modi anche lo scorso anno. Non è facile riuscire a portare in sicurezza 3.000 persone e farle sorridere nonostante un diluvio universale. Preso proprio poco dopo il taglio del traguardo, Davide Leone, vincitore di questa sezione della gara. Davide, com'è andata? È stata una gara subito dove siamo partiti subito fortissimo e alla deviazione dei percorsi siamo rimasti una trentina, dopodiché tutte le salite sono state fatte un bel passo forte ma regolari. E poi erano usciti nel finale un gruppetto di 5 o 6, siamo rientrati sulla panoramica, dopodiché scatti contro scatti. Io ho visto che nel finale stavo bene, avevo i miei compagni Pirro e Totò pronti per la volata, quindi ho provato ad anticipare sull'ultimo strappetto a 1 chilometro all'arrivo e sono arrivato con qualche metro di vantaggio sul gruppo e è andata bene così, dai. Infatti, seguendo la telecronaca differita di Ivan Cecchini, sentivamo di questa sostanzialmente parità fino a pochi metri dall'arrivo, poi ti abbiamo visto arrivare da solo, ci siamo un po' stupiti, evidentemente, come hai appena detto, hai approfittato del momento giusto. Sì, io ci ho provato un paio di volte su dove la strada saliva, ma comunque sia tutti avevano tante forze, quindi era difficile fare selezione. Poi nel finale ho visto che comunque sia la gente ha iniziato ad accusare un po' gli strappi e lo sforzo e sono partito, guadagnato subito, mi sono girato, avevo già un buon margine di vantaggio e quindi poi avendo i 3-4 compagni di squadra dietro mi hanno coperto bene, quindi grazie a loro sono riuscito anche a vincere questa bellissima manifestazione. Questa è la mia prima partecipazione perché gli ultimi 2 anni ho avuto vari impegni tra comunioni e cresimi, quindi non potevo essere presente e sono molto soddisfatto perché è un bellissimo percorso, si entra nell'entroterra marchigiano e Romagnolo, dove le colline sono belle, anche le salite ci sono, e quindi un bel paesaggio. Poi la panoramica nel finale è uno spettacolo, quindi bellissima manifestazione. Filippo Magnani, menzionato anche dal vice sindaco assessore Belluzzi nel tavolo degli organizzatori che 9 anni fa hanno avuto questa straordinaria idea e che, come diceva l'assessore Belluzzi, già consideravano un successo i 1200 dell'epoca, no? Adesso siamo a oltre i 3000, 9 edizioni. Filippo, c'è qualcosa che si può aggiungere? Ma io direi che veramente quest'anno è uno spettacolo. L'averla fatta anche in condizioni critiche, che era quella dell'anno scorso, ma l'averla portata a termine, e il premio è quest'anno per chi c'è stato, per chi vede uno spettacolo del genere con oltre 3.000 ciclisti. Abbiamo triplicato in 9 anni, in 9 edizioni, abbiamo triplicato il numero e tantissimi ci stanno scrivendo e non vedo l'ora che riapra le iscrizioni per il 2025. Godiamoci la festa perché è veramente uno spettacolo, la partenza è stata emozionantissima, vedere un biscione che era veramente durata più di 9 minuti
la partenza dei 3000 e poi con l'arrivo che è fantastico qui a Gabice Monte, un panorama spettacolare che si vede tutta la costa adriatica. Direi che sono i must della Squali, che è veramente unica, e il premio sono tutti queste iscrizioni oltre i 3000, record assoluto nel 2024, lo batteremo ulteriormente nel 2025. Tra l'altro ricordo che l'anno scorso si parlava già all'epoca di una controtendenza, no? Le gran fondo in generale, le cicloturistiche, insomma quel mondo lì pareva essere in leggera flessione, e invece la gran fondo è in controtendenza assoluta. Mi confermi questa cosa che avevo sentito l'anno scorso? Confermatissimo, i numeri e i dati parlano chiaro, la Squali sta aumentando anno dopo anno, sta aumentando perché non è una gran fondo uguale alle altre, è una festa, è una tre giorni di festa con tanti eventi collaterali, parte dal venerdì con più di 150 bambini, la Squali Bike Junior, una gincana intorno al laghetto dell'acquario, bellissima, e poi va avanti con la Squali Gravel, oltre 150 anche alla Squali Gravel, quindi è un aumento anche quell'evento collaterale, e la Squali è uno spettacolo aperto a tutti perché i percorsi sono veramente adatti a tutti. 128 per quelli che vogliono vivere più tempo sulla bici e sudare di più, 84 km, gettonatissimo, e infine la Squali 46 in onore appunto del numero 46 di Valentino Rossi, che ferma a Tavuglia e poi arriva con tutto comodo con qualsiasi tipo di bici, quindi la Squali è una vera tre giorni di festa del ciclismo. Vincitrice percorso lungo donne, Vanessa Santeliz, ho pronunciato bene? Sì, benissimo. Dal Venezuela, ma comunque residente a Firenze, per cui è ben abituata ai saliscendi della collina italiana. Com'era questo percorso, Vanessa? Era un percorso molto ben organizzato, le salite erano belle, e diciamo che andavo a tutto, quindi ho provato a godermi un po' il paesaggio e di stare con la gente quando si poteva, e quando non si poteva andavo. Ma una gara molto ben organizzata, sempre diciamo ho visto delle staff ovunque, quindi sono molto contenta per quello. Io sono sempre molto impressionato un po' da tutti oggi, perché vi prendiamo praticamente appena arrivati e poco dopo il podio, e vi vediamo come se non ci fosse stata nessuna fatica. Ah! No, ma in realtà ho fatto tanta fatica, soltanto che mi sono riposata mentre la premiazione, anzi, ho provato a fare una volata così da allenarmi un po' alla fine. dai, comunque è stato un bel percorso, potevo continuare, ma dai, sono contenta così. Pietro Sarti, vincitore, 130 km, massimo rispetto. Pietro, sono sconcertato, sembra che sei appena uscito dal bar. No. Onestamente le mie gambe stanno risentendo della fatica di oggi, è stata una gara bella, ci siamo impegnati sin dalla partenza, io e Emanuele abbiamo provato a fare gara dura e siamo riusciti a sganciarci in un gruppetto di 4, poi ho provato per 30 km io da solo, sono stato ripreso e nel finale ho riprovato di nuovo. Emanuele è riuscito a starmi dietro e siamo arrivati fino qui in accordo. E mi ha fatto un regalo facendomi passare per primo. Questa dell'arrivo in parata è sempre una cosa difficile anche da spiegare ai telespettatori, a quelli meno avvezzi. Che cosa succede in quei momenti che fa sì che poi si arrivi alla decisione di fare un arrivo di questo genere? Allora, innanzitutto Manuel ha già vinto 4-5 gran fondo oltre ai circuiti. Io ancora non avevo vinto, sì che il primo pensiero suo è stato quello di lasciarmi la vittoria a me. E io ho dato mano a lui in queste ultime gare, dovrò rendergli mano perché è un corridore di valore, quindi lo farò molto volentieri, così come lui oggi non dico mi ha fatto da aggregare al 100%, ma mi ha dato una bella mano. Percorso impegnativo, perché benché sia venuta una media alta, comunque salite dure, abbastanza dure, più di 2100 metri di dislivello per 120-130 km che si fanno sentire. Atmosfera grandissima, sembra una delle migliori gran fondo ci siano, perché c'è una bella quantità di persone sia alla partenza che adesso all'arrivo, sorpresa anche lungo le strade, tanta folla, tanta gente a guardare, che bello. Allora ti lascio ai guadagnatissimi sardoncini. Grazie.
Ivan Cecchini, ideatore, fondatore, collaboratore, ma soprattutto speaker in questa giornata di questa Gran Fondo Squali. Lo teniamo sempre per ultimo perché da lui vogliamo il vero e proprio resoconto, quello che ci serve poi per chiudere questo speciale nel quale hanno parlato comunque molto le immagini e le parole di tutti gli altri. Ivan, come la chiudiamo, ma soprattutto come la commentiamo? La commentiamo alla grande, sempre con quella che è l'emozione, perché ogni volta che si organizza un evento in casa propria è un'emozione che si vive. 3.000 amici, perché fondamentalmente questi ospiti ciclisti sono tutti amici, li abbiamo fatti divertire, li abbiamo accolti nel migliore dei modi, volevamo una festa e Paolo, una festa è stata. E quando dici amici, non lo dici tanto per dire, perché te li conosci quasi tutti, nome, cognome e provenienze e anche curriculum. E allora cosa ci dici dal punto di vista sportivo di quelli che poi sono saliti sul podio, perché abbiamo avuto podi di tutto rilievo? Ma certamente, qui c'è una duplice componente, ci sono gli agonisti e ci sono i fedelissimi, quelli che tornano per divertirsi perché gli piace tutto l'ambiente della Gran Fondo. Le Gran Fondo sono divise in due, ci sono gli agonisti che vengono per gareggiare e ci sono quelli che vengono per pedalare, per magari vedere un territorio nuovo, per scoprire le bellezze del territorio dove si trovano in quel momento, e i ristori. Quindi al di là del risultato, noi privilegiamo anche chi viene qua con le famiglie, che poi magari ritorna perché si innamora di questi posti, ritorna per il periodo estivo, e questo è il valore aggiunto di un evento di questo genere, ecco. Naturalmente tutti quelli che abbiamo intervistato fino adesso hanno fatto riferimento, noi per primi nell'introduzione, all'edizione stress test dell'anno scorso. Sembra quasi di essere in un altro posto e in un altro periodo. Certamente, certamente, sembra di essere nel mese di luglio e invece siamo a metà maggio, e il sole è una buona componente. Io potrei dire che per un evento che si svolge all'aperto il sole e le condizioni climatiche sono un buon 60%, il resto è una buona componente di fortuna. C'è il lavoro di mesi di una squadra affiatata di amici e di persone che hanno questa passione, e il risultato, Paolo, è questo, è la festa, è la festa di tutti, la festa di chi è che ha passione verso il ciclismo, e noi cerchiamo in tutti i modi di assecondarli dandogli di tutto e di più. E la domanda conclusiva la faccio all'organizzatore, al co-organizzatore, a quello che si siede al tavolo dell'organizzazione. Come si fa, Ivan, adesso a pensare a qualcosa di ancora meglio, e che cosa ci si può inventare per l'edizione 2025? Ma io dico sempre, per carattere, dico sempre che bisogna cercare di mantenere quello che si è creato. Poi logicamente in testa abbiamo che l'asticella va sempre a piccoli passi alzata, quindi l'obiettivo era arrivare a 3.000, ci siamo arrivati, intanto ci godiamo questa soddisfazione, poi quando lavoreremo per l'edizione 2025, che sarà sempre il secondo weekend di maggio, penseremo a qualcosa di diverso per accattivare ancora più amici, ecco. Ho avuto anch'io la mia medaglia, ho vinto anche io, hanno vinto tutti, abbiamo vinto tutti, ma soprattutto ha vinto il territorio e l'organizzazione, come abbiamo potuto sentire e sicuramente vedere. Tutto questo testimoniato con le nostre telecamere per i telespettatori di Rossini TV.